Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Oggi andremo a esplorare il manuale utente del modello Olympia Splendid Dolce Clima Compact. Il manuale è lo stesso per quello in versione 8000 Butu, 9000 Butu oppure 10000 Butu. Allora, andiamo a bomba a vedere il piccolo manuale, cosa c'è, cosa è composto in varie lingue. Eccoci qua, già le figurine praticamente iniziali spiegano un po' a occhio, a botta, in modo intuitivo come utilizzare il piccolo condizionatore. Tubo di fori, 30 cm di distanza dalla finestra, 30 cm dall'angolo se si mette in un angolo. Poi praticamente non può essere messo vicino a, ovviamente, a cucina o a termosifone, è ovvio, mi pare logico, perché questi sono elettrodomestici che si adoperano prevalentemente d'estate, però magari c'è qualcuno che potrebbe adoperare come deumidificatore d'inverno. In ogni caso non va messo praticamente in cucina né tantomeno vicino ai termosifoni, ma comunque penso che il 99% della gente utilizzi questo apparecchietto sostanzialmente come condizionatore per difendersi dai periodi torridi estivi. Dunque, dalla spina deve essere distante 70 cm e non praticamente appiccicato. Poi c'è una serie di gadget che sono annessi ai praticamente il piccolo condizionatore, il telecomando, un manualetto cartaceo e una serie di gadget aggiuntivi, questo diciamo per le porte finestre, il tubo, l'adattatore per il tubo, diciamo all'adattatore della finestra, quanto all'aggeggio in pratica da collegare al condizionatore e quant'altro. Eccoci qua, una serie di interferenze elettriche, vabbè, a distanza da quello da quell'altro, come utilizzare praticamente quei vari tubi, come agganciarlo, dove agganciarlo, qui con questo aggeggio, il tubo di fori, non bisogna fargli fare una doppia S, ma semplicemente una specie, diciamo, di mezza T, via, quasi una F. E poi diciamo qui spiega come adoperare l'adattatore solamente per le finestre, diciamo, moderne. Questo adattatore dubito che si possa adattare al 90% delle finestre italiane, quelle che hanno praticamente finestre a sbalzo. Comunque è una serie di gadget che sono annessi praticamente al telecomando, come utilizzare l'aggeggio, come chiudere le finestre, montare gli adattatori, il pippolino da agganciare con qui, questo è il valve, è lo sfogo dell'umidità se lo si utilizza come un umidificatore, ma c'è chi dice che questo valvola di sfogo possa essere adoperata anche per far uscire lo spurgo dell'acqua di condensa in modalità condizionatore. Poi qui abbiamo come montare il telecomando, pulire le grate, chiaramente fare manutenzione, pulire bene con un panno asciutto e con un aspirapolvere per togliere la polvere. Ecco, questa è la valvolina di scarico dell'acqua di condensa se si usa in modalità condizionatore. Va messo in un pozzetto, chi ce l'ha il pozzetto in casa, boh. Comunque c'è un tubettino che si può eventualmente collegare a un secchio oppure a, diciamo, una tanichetta. E quindi questo, andiamo, cosa è composto il manuale in italiano. Abbiamo una serie di avvertenze, descrizione dell'apparecchio, modalità di installazione, uso dell'apparecchio, manutenzione e pulizia pratica. Sono 30 pagine veloci, li guarderemo rapidamente, quindi non andremo a preoccuparci più di tanto per quanto riguarda i dati tecnici. Eccoci qui. Allora, descrizione dell'apparecchio, qui le manigliette, il nastrino dei comandi, le valvole per l'aspirazione, pochetti d'uscita, c'è un po' tutto. Attaccato, come si attacca la spina, installazione mobile, qui spiega come l'installazione, e l'installazione eventualmente anche come installazione fissa, serve un buco nel muro, altrimenti si deve adoperare gli adattatori che vi ho fatto vedere prima per collegarli alla, diciamo, alla finestra. Il drenaggio utilizzo come deumidificatore, qui c'è il quadro comandi dell'apparecchio che è praticamente identico per sia in versione 8000, 9000 che 10000. S1 accende il pulsante praticamente
del funzionamento, accende la macchina oppure lo mette in stand by. L'SV2, che è questo qui, permette di selezionare da modalità di raffreddamento ad automatica a solo ventola, a deumidificazione o a raffreddamento. Poi vedremo quali sono le varie differenze. Poi qui si imposta la temperatura con più o meno. La temperatura minima è di 17 gradi centigradi e con il più o un massimo di 30, mi sembra. Comunque vedremo poi tutti i dati. Qui ci sono i dati del telecomando, che con i vari indicatori si preme i vari tastetti e poi si attiva, diciamo. E qui è quello che compare. Quello che è importante è, diciamo, selezionare la modalità e la temperatura, poi il resto fa tutto da sé. Uso del telecomando, bla bla bla, utilizzo dell'apparecchio, ecco, queste sono importanti. Modalità di ventilazione: usando questa modalità l'apparecchio non esercita alcuna azione né sulla temperatura né sull'umidità dell'aria in ambiente, ma la mantiene solitamente in circolazione. È praticamente un ventilatore, né più e né meno. Ora, ad operare in modalità fan, un elettromesso simile penso sia, diciamo, nessuno lo voglia adoperare, perché se l'ha comprato è per condizionare. Modalità di raffreddamento: usando questa modalità l'apparecchio deumidifica e raffredda l'ambiente. Questa modalità può essere selezionata premendo appunto i tasti V2 e SV2 rispettivamente sul telecomando, sul pannello di comando, sul condizionatore, fino a quando il simbolo di solo raffreddamento, che è quello con il simbolino della stella di neve, viene attivato sia sul telecomando che sul display del pannello di controllo. Il ventilatore interno è sempre acceso alla velocità automatica oppure alla velocità selezionata. Il set point di temperatura, cioè quella temperatura che si vuole praticamente ottenere, può essere regolata dal minimo di 17 gradi fino a un massimo di 30 gradi, con variazioni di un grado grazie appunto ai vari pulsanti. Il relativo valore compare sia sul telecomando quanto sul display locale. Ecco, questo è importante. Dopo 3 minuti al massimo dall'attivazione di questa modalità, il funzionamento del compressore si attiva e l'apparecchio inizia ad erogare freddo. Chiaramente, se si imposta 17 gradi, si ha un consumo di il massimo consumo della macchina. Se si imposta una temperatura più vicina a 30 gradi, ad esempio 27 gradi, o 26 gradi, 27 gradi, 28 gradi, indubbiamente il consumo del condizionatore è molto più risparmioso. Poi abbiamo la modalità di deumidificazione. Questa modalità può essere selezionata appunto premendo V2 sul telecomando o SV2 sul pannello comando, fino a quando il simbolo di sola deumidificazione, che è la gocciolina dell'acqua, viene attivato sia sul telecomando che sul display. Questa modalità è simile alla modalità di raffreddamento, eccezione fatta per selezionare la velocità del ventilatore, che non è attiva. È impostata praticamente uguale a TAMV, quindi a temperatura dell'ambiente. In modalità sola deumidificazione è possibile far funzionare l'apparecchio con il solo tubo di scarico condensa 12 collegato e senza il tubo flessibile di scarico dell'aria. Quindi questo è quello, diciamo, eventualmente un funzionamento invernale per chi, i poveri disgraziati, stanno nelle metropoli super mega inquinate e non hanno modo di far asciugare praticamente i panni. Ma penso che il 99% delle persone adopererà la modalità di raffreddamento cool, ossia di condizionamento. C'è poi la modalità automatica. Questa modalità può essere selezionata premendo V2 o SV2 fino a quando il simbolo automatico auto compare sul telecomando. Attenzione che in modalità auto le funzioni di raffreddamento e ventilatore vengono selezionate automaticamente a seconda delle temperature ambiente, che viene continuamente controllata in modo da ottenere in locale climatizzato un comfort ottimale. Ecco. Poi c'è la modalità di funzionamento notturno. Questa modalità può essere selezionata solo dal telecomando e non dal quadro praticamente
dell'elettrodomestico premendo appunto B11 e può essere utilizzata solo in abbinamento alla modalità di raffreddamento ed automatico, quindi praticamente modalità, la modalità funzionamento notturno è né più né meno che la modalità auto con in più la programmazione di quando si accende e di quando si spenge. Infatti questa modalità è abilitata, il ventilatore interno viene forzata alla velocità automatica e la temperatura ambiente impostata viene automaticamente incrementata di un grado ogni mezz'ora dopo la prima mezz'ora a partire dall'attivazione della funzione e conseguente modifica della temperatura imposta. Dopo 7 ore verrà automaticamente ripristinata la temperatura iniziale. Quando la temperatura impostata viene modificata dal telecomando, oppure quando l'apparecchio viene posto in stand-by, oppure quando l'alimentazione elettrica è scollegata. Il funzionamento notturno è disabilitato. Per disattivare il funzionamento preme nuovamente il tasto B11. Interessante la modalità timer, questa modalità appunto consente di programmare l'accensione e lo spegnimento automatico dell'apparecchio. Tempo di ritardo può essere impostato dal telecomando. Accensione programmata, quindi praticamente si seleziona la modalità operativa, poi si imposta la temperatura e dopodiché si preme il tasto B7 per impostare l'eventuale ritardo, dopo il quale diciamo parte l'attivazione del timer. Una volta trascorso il tempo impostato, l'apparecchio si avvierà con ultime impostazioni selezionate. Poi abbiamo eventualmente lo spegnimento programmato, va bene. E poi cosa c'è da dire? Niente, manutenzione e pulizia, eccoci qua. Si può pulire con un panno asciutto, niente panno, nient'altro che un panno asciutto, oppure leggermente umido con acqua, ma comunque appena appena. Il ventilatore, soprattutto si utilizza l'aspirapolvere per pulire i relativi filtri e chiaramente svuotare l'acqua. Manutenzione, va bene, non c'è niente di particolare. Dati tecnici sono circa di 24 kg, 345x703x355 mm, temperatura di esercizio minima 17 gradi centigradi. Vabbè, questo è i vari inconvenienti e questo diciamo è una breve sintesi del viaggio del manuale Dolce Clima Compact della Olympia, un manuale identico sia per l'8000 che per il 9000 che per il 10000 Butu. Per la recensione dell'apparecchio vi rinvio all'altro podcast. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima. Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso?